Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Video in cui parlerò in italiano per la vostra gioia perché andiamo a trattare di un contenuto che ci riguarda direttamente, da vicino, e come avete visto dal titolo parlo della famosa aurora boreale che è stata avvistata e fotografata sulle Alpi. Diciamo che è partito tutto da una foto che è stata pubblicata sicuramente da una fonte autorevole che ha fatto poi, è stata ripresa, ha fatto il giro del web, è stata pubblicata anche da testate giornalistiche importanti e veramente ha avuto una visibilità incredibile. E per carità, ci può stare il fatto che un fenomeno raro come quello dell'aurora boreale in Italia, in quanto è un fenomeno che molto difficilmente viene visto alle nostre latitudini, è capitato già in passato, non è una cosa impossibile, ma con particolari condizioni. Condizioni che a mio parere non erano presenti nel momento in cui è stata scattata questa foto. Quindi in questo video io vi dirò perché secondo me questa foto non ritrae affatto un'aurora boreale, ma semplicemente è un'aurora, cioè è un'alba, semplicemente una banale alba, che è stata, diciamo, in cui la foto è stata mossa con la fotocamera. La fotocamera probabilmente ha fatto un movimento in basso o in alto. E ha creato una strisciata, una scia con la luce dell'alba e i profili delle montagne che fa sembrare come se ci sia stata l'aurora boreale in cielo. Ma l'aurora sicuramente non è questo il caso, perché ci sono alcuni aspetti di cui vi parlerò fra qualche secondo. Ora, perché faccio un video su questo tema? Perché voi direte, vabbè, chi se ne frega, c'era l'aurora, non c'era. Alla fine credo che sia in realtà importante perché non è tanto il fenomeno in sé, ma come è stato trattato, secondo me, dai media e in generale il riscontro che ha avuto sui social e tutte le varie sfaccettature, appunto, sociali che mi interessano e che vorrei analizzare con voi. Parlando in particolare della foto, secondo me ci sono alcuni elementi che ci fanno capire chiaramente che questa in foto non è affatto un'aurora boreale. Il primo di tutti sicuramente è il colore. Le aurore boreali, voi sapete che sono, generalmente hanno colori, sfumature sul verde, che possono anche andare sul rosso magenta, ma sinceramente nessuno ha mai visto delle aurore boreali arancioni. Cosa che in realtà su questa foto appare. Poi, vabbè, per carità, l'attendibilità del colore è relativa in quanto con Photoshop, con i moderni mezzi di elaborazione delle immagini si può cambiare il colore in un attimo. Però sicuramente se questa doveva essere un'aurora boreale non è di questo colore che ce l'aspettiamo. Come si formano le aurore boreali? Essenzialmente si tratta di un flusso di particelle cariche proveniente dal vento solare. Che vanno ad impattare con il campo magnetico terrestre e si ionizzano creando queste in base al tipo di particelle che viene a contatto con il campo magnetico terrestre, queste si ionizzano e creano queste bellissime sfumature e questi fenomeni che solitamente si osservano alle latitudini polari, quindi in prossimità del circolo polare artico o sopra. Perché si osservano in prossimità del circolo polare artico? Semplicemente perché a quelle latitudini il campo geomagnetico terrestre è molto più forte. C'è un'intensificazione del campo magnetico che crea più facilmente questo fenomeno. Ora, come vi ho detto, questo fenomeno deve essere ha due componenti: il campo magnetico terrestre, che è sempre quello, e il vento solare. Ovviamente per creare una bella aurora che sia visibile si devono appunto unire questi due fenomeni, il campo magnetico e il vento solare. Quindi il vento solare non è sempre fisso, cioè ci sono momenti nel ciclo, nella vita della nostra stella, in cui c'è più o meno attività e quindi il vento solare è più o meno intenso. In base a questo, sostanzialmente dettata la periodicità dei fenomeni. Quindi non è che sostanzialmente l'aurora boreale si verifica con cadenza prestabilita, ma dipende da un insieme di cose, dall'attività della nostra stella, principalmente in quello specifico momento del suo ciclo vitale. E non è sempre lo stesso. Ci sono momenti in cui sostanzialmente si può osservare con più facilità e momenti in cui non si vede. In generale, per mia esperienza, che ho avuto la fortuna di assistere a diverse aurore boreali nel corso della mia vita,
vi posso dire che si vedono generalmente in prossimità degli equinozi, si vedono con più facilità, ma non è una cosa matematica. Tutto questo pippone per dirvi cosa? Semplicemente perché quando, nel momento in cui è stata scattata questa foto, non c'era un'attività a livello del campo geomagnetico terrestre tale da giustificare un'aurora visibile alle nostre latitudini. Perché è successo già in passato che l'aurora boreale si avvistasse nell'arco alpino. Sono fenomeni estremamente rari e avvengono sempre quando c'è un'attività tale da far sì che diciamo, il flusso di particelle cariche che si ionizzano arrivi fino alla nostra latitudine. Ci deve essere un'attività estremamente importante per far sì che questo si verifichi. E solitamente anche quando si è verificato l'aurora si vedeva verso nord e estremamente bassa sull'orizzonte, non sicuramente come nello scatto che abbiamo visto in cui il fenomeno si estende per diversi gradi in cielo fino quasi a salire sopra le teste delle persone, cosa che sinceramente mi lascia molto perplesso. Quindi abbiamo detto, prima di tutto non c'era un'attività sufficiente a far sì che il fenomeno si vedesse dall'Italia. Il colore non era sicuramente quello delle aurore boreali. E terza cosa è la foto in sé che mi lascia abbastanza perplesso, in quanto se voi ci fate caso, il profilo delle montagne che si vede è esattamente ricalcato, impresso allo stesso modo in cielo, cioè praticamente si ripete in cielo. La forma di queste striature anche segue quella del profilo delle montagne, come appunto se la fotocamera fosse stata abbassata o alzata. Voi direte, perché quindi se la foto è semplicemente un mosso artistico, un mosso, perché le montagne appaiono ferme? Beh, in realtà, a parte che se voi ingrandite bene non sono ferme affatto, sono abbastanza sfocate, sfocatine, però in realtà quello che mi appare evidente è che essendo il profilo delle montagne ripreso sia sull'orizzonte che come vedete in cielo, ve lo disegno qua, e oltre che la scia appunto dell'aurora sembra seguire quella del profilo delle montagne, quello che secondo me è successo è che sicuramente l'autore ha premuto il pulsante di scatto, poi ha fatto un movimento con la macchina fotografica o dall'alto verso in basso o dal basso verso l'alto, diciamo che cambia poco. Fatto sta che quando ha premuto il pulsante di scatto, tenendolo premuto si lascia l'otturatore aperto e si permette alla luce di continuare a entrare, quindi si crea un'immagine mossa. Il motivo per cui le montagne sembrano ferme è che in realtà quando ha mosso la fotocamera evidentemente poi ha tenuto la fotocamera fissa sulla posizione finale, quella delle montagne ferme. Però se voi ci fate bene caso, in realtà la posizione iniziale è quella in alto, dove vedete appunto il profilo delle montagne. O viceversa, cioè magari lui è partito tenendo la macchina fotografica fissa in un punto per un maggior periodo di tempo, poi ha mosso la fotocamera verso l'alto e si è creata questa strisciata. Entrambe le spiegazioni secondo me sono plausibili, non cambia niente se ha fatto dall'alto verso il basso o viceversa. Fatto sta che la foto per me è chiaramente un mosso. Non sono stato solo io a dire queste cose, ma diciamo che sono state riprese anche da testate come Focus, che ha prontamente fatto una disamina di questo caso, ma anche da persone più esperte come degli astrofisici. Come vedete qua vi metto un post fatto da Daniele Gasparri, che è un astrofisico, un divulgatore astronomico e anche un amico e compagno di avventure con cui ho avuto la fortuna di assistere a diverse aurore boreali. E quindi diciamo che trovo sinceramente triste, tornando alle implicazioni degli aspetti sociali, no, che derivano, trovo veramente triste e preoccupante il fatto che delle testate, comunque dei notiziari estremamente importanti, abbiano pubblicato sulla principale rete nazionale una notizia del genere senza preoccuparsi minimamente di andare a verificare l'attendibilità di tale notizia. Ora, sui social poi diciamo che ho visto anche l'autore tentare di continuare a dire che questa foto è un'aurora, che ci sono fiorfiori di esperti che stanno analizzando l'immagine, che comunque l'hanno analizzata, che quindi secondo loro è un'aurora, e sinceramente questi esperti io non li ho visti, cioè dove sono non si sa. Io vorrei veramente vedere qual è l'astrofisico che, o comunque questi esperti che affermano che tale immagine possa ritrarre un'aurora boreale, perché sinceramente aurora boreale? Aurora boreale?
In questo periodo dell'anno, a quest'ora del giorno, in questa zona del paese, localizzata interamente... Ho diversi dubbi. Infine, l'altra cosa che mi mette un pochino di tristezza è il fatto che la quantità di persone che abbiano creduto al contenuto senza nemmeno porsi il dubbio se fosse veritiero o meno. Cioè, nonostante l'evidenza, nonostante le prove che gli vengono portate da persone anche esperte, queste continuano a dire che la gente è invidiosa, che ci sono valanghe di commenti letteralmente che parlano di queste cose, avete il mal di pancia, siete invidiosi, ma perché? Cioè, io dico, se era veramente una foto che ritraeva un'aurora boreale, come è successo nelle altre occasioni, non importava nulla a nessuno, anzi ben venga, ma perché bisogna per forza credere a delle cose che sono evidentemente per me false? Cioè, questa foto per me non ritrae assolutamente un'aurora boreale. Secondo voi, se non la penso così, sono allora invidioso? Secondo me non è così che funziona. E sinceramente sono abbastanza amareggiato dal fatto che, come al solito, per avere successo non bisogna essere portare dei contenuti di qualità, non bisogna portare delle cose scientifiche, ma l'importante è che a emozionarsi per una foto, non importa quello che ritrae, non importa se è vero o falso, l'importante è che se ne parli, l'importante è che emozioni. Purtroppo siamo arrivati al punto in cui sui social si dà la possibilità a tutti di esprimersi, anche a chi in realtà dovrebbe solo tacere e stare zitto, che non sa minimamente di cosa parla e invece vuole far valere la sua opinione sugli altri. Mi riferisco al fatto che tantissime persone stanno continuando a dire che in realtà questa è un'aurora boreale, nonostante ci siano pagine e dei post fatti da esperti, astronomi, astrofisici e fotografi con pluriennale esperienza che dicono esattamente il contrario. Perché, ragazzi, questi sono i fatti. Se volete crederci bene, se no mi dispiace per voi. Solo mi dispiace che il voto di certe persone valga come il mio. Questo era quello che avevo da dire, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e condividetelo, e prego di seguirmi anche sui miei canali Instagram e Facebook se vi piace il mio tipo di contenuti, se volete dei contenuti di qualità e seri. Per tutto il resto invece c'è ci vediamo al prossimo video. Grazie mille per la visione e alla prossima. Ciao ciao.